Il tribunale di Seul decide oggi sull'arresto meno del numero 2, ma leader di fatto di Samsung, Lee Jae-yong, sospettato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta sciamana della presidente. Secondo l'indagine, il 48enne manager avrebbe autorizzato ingenti pagamenti in denaro a aziende riconducibili alla confidente della capo di Stato Park Geun-hye, sottoposta a procedura di impeachment proprio per questo scandalo. In cambio dei finanziamenti in nero, il vicepresidente di Samsung avrebbe potuto contare sull'appoggio politico di Choi Soon-sil, molto vicina alla presidente, al punto, secondo l'accusa, di manipolarne le decisioni. Lee Jae-yong è stato sottoposto a un interrogatorio che è durato 22 ore.